Parliamo dell'avvertenza Whirlpool, si va verso uno sciopero generale di tutti i lavoratori del gruppo. Torniamo in diretta da Caserta, Enzo Perone. Sì, ecco, vedete dall'alto il corteo su Corso Trieste a Caserta, il corso gremito di operai, gremito di persone per questo sciopero generale dell'industria in terra di lavoro, uno sciopero, una protesta, una manifestazione per solidarizzare con i lavoratori della Whirlpool Indesit, il piano industriale della multinazionale che ha rilevato un anno e mezzo fa la Indesit, è quello di chiudere lo stabilimento di Carinaro. 815 operai e impiegati andranno a casa secondo questo piano industriale. Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. Siamo qui non solo per la solidarietà, abbiamo l'industria di Caserta in ginocchio, questo territorio ormai è un deserto di industria che è stata sempre forte in tutto il sud. E per questo noi pensiamo che a partire dalla vertenza Whirlpool sia necessaria una risposta fortissima. Oggi le strade di Caserta sono piene, il 12 saremo tutti insieme a Varese. Vogliamo gridare molto forte la nostra rabbia affinché si senta oltreoceano. Non accetteremo chiusure di fabbriche e licenziamenti. Lo sviluppo passa per la valorizzazione delle persone. È ora di finirla con multinazionali che spremono territori, casse dello Stato e lavoratori e li lasciano in mezzo alla strada. Quindi il 12 sciopero insieme tutte e tre le sigle CGL, CISL e UIL. I tre segretari generali abbiamo dichiarato questa mattina che è fondamentale una risposta compatta di tutto il gruppo e per cui FIM UIL nazionali hanno dichiarato sciopero in tutto il gruppo e grandissima manifestazione nazionale a Varese. Ci sono degli spiragli per lo stabilimento Indesit Whirlpool di Carinaro? Attualmente l'azienda li ha chiusi tutti, questa azienda ha dimostrato una grave incapacità di dialogo con il sindacato e di volontà di costruzione delle soluzioni. Sia chiaro, noi non arretreremo di un millimetro, noi non lasceremo mai queste persone in mano all'assistenzialismo, queste persone vogliono vivere rimboccandosi le maniche per lavorare e questa sarà la nostra risposta e questa sarà la soluzione per Carinaro. Segretario, lo sa che qui in terra di lavoro a Caserta c'è un fenomeno che non è ovviamente il lavoro legale e che desta enorme preoccupazione. Lo diciamo con forza, lo diciamo anche a Renzi che è a pochi chilometri da qui a Salerno per la campagna elettorale. Chi non sta con i lavoratori di Caserta sta con i camorristi, questo deve essere chiaro, non si può stare nel mezzo. Grazie mille segretario Bentivogli, noi continuiamo il corteo che finirà in piazza Vanvitelli, la piazza principe, il luogo simbolo di Caserta per manifestare la protesta dei lavoratori, dell'industria e anche delle altre vertenze come la Firema, la Ericsson in questo momento in crisi e poi ancora i lavoratori della Whirlpool Indesit da Corso Trieste, Caserta è tutto, restituisco la linea allo studio.